Si è concluso oggi lo scavo della prima delle due gallerie della linea 1 metropolitana che collegano la stazione di Capo di Chino a Poggioreale. Abbiamo assistito alle ultime operazioni della Talpa, la macchina che da luglio scorso ha scavato per la lunghezza di 1 chilometro ad una profondità di 40 metri e che da Poggioreale sarà smontata e rimontata rapidamente nel cantiere di Capo di Chino per ripartire con la realizzazione del secondo tunnel sotterraneo. Il collegamento tra le due stazioni sarà assicurato da due gallerie affiancate, ciascuna ad un unico binario. Un momento molto bello, davvero entusiasmante per la complessità ingegneristica ma anche per l'insieme delle opere che stanno andando avanti. Finalmente la prima galleria di collegamento tra Capo di Chino e Poggioreale adesso arriva al suo completamento, 1 chilometro già realizzato. Adesso si dovrà continuare, la talpa verrà smontata qui a Poggioreale e rimontata nuovamente a Capo di Chino e scaverà il secondo tunnel, quello parallelo. E quindi sarà definitivamente poi collegata la stazione di Capo di Chino con Poggioreale. È un momento molto importante perché ci avviciniamo sempre di più alla conclusione, alla chiusura dell'anello, vale a dire il collegamento tra Capo di Chino, Poggioreale e poi da lì fino a Garibaldi, ed è quindi il completamento, la chiusura di un anello a cui l'amministrazione De Magistris ha lavorato tantissimo e che stiamo portando avanti insieme con tante maestranze, tante imprese, con tanti direttori di cantiere, ma anche con i nostri uffici, con la nostra squadra, il sindaco in testa. È un momento davvero molto molto bello. Entro il 2021 sarà realizzato anche la seconda galleria di collegamento e quindi stiamo andando come da cronoprogramma. Abbiamo avuto qualche ritardo in un anno molto difficile legato naturalmente a una pandemia. Abbiamo dovuto ridistribuire anche i flussi di lavorazione. Abbiamo avuto in questo senso dei ritardi, ma nulla si è fermato, stiamo andando avanti, insomma sono delle opere che portano Napoli, la città di Napoli, davvero all'avanguardia a livello europeo per il piano delle stazioni e soprattutto per la complessità delle lavorazioni. Non dobbiamo dimenticare che siamo in una città densa di storia e questo comporta continui valutazioni, non rallentamenti ma sorprese che poi diventano parte di un programma delle nostre metropolitane.